terribile. Innanzitutto anche questo approccio di Mazzetti lo ritengo uno degli approcci più promettenti con cui confrontarsi, sia per i tre punti che, evidentemente, di cui l'ultimo sono particolarmente innamorato, e anche su questo invito magari che tu prenda contatto con Michele Monafone, che è all'interno di Ispra colui che si occupa del consumo di suolo. Io ritengo che all'interno di questo discorso Copernicus, ovvero GMS complessivamente, non solo ma radar satellite, ma non solo, ma tutto quello che abbiamo vada valorizzato. Quindi credo che ci sia ampio spazio, e questo non è solo un discorso, parlo con lui per parlare con tutti. E quindi rispondo anche a Giuseppe Sgorbati dicendogli che ci sono una serie di convenzioni che noi dobbiamo valorizzare, ad esempio c'è una convenzione, qua, con AGEA da parte di ISPRA, Ministero delle Politiche di AGEA, AGEA e noi, che va assolutamente valorizzata. Io spero di stringere più presto anche un accordo con il nuovo CRA, questo è un discorso che sto portando avanti da molti anni, non solo lo spazio, diciamo abbiamo visto oggi, ma prima ho parlato dell'agrometeorologia, ad esempio ci sono spazi agliosi, ma moltissimi spazi che devono essere valorizzati. Allora io credo che il discorso appunto di valorizzare il sistema all'interno anche di questa rete di relazioni, no, così come il satellitare, ritengo sia un elemento importante, proprio anche per percorrere la strada che Sisti stamattina ha sottolineato, che io condivido dalla A alla Z. Non a caso abbiamo qua la Società Italiana di Pedologia, nel senso che è stata una battaglia storica questa sul suolo, no? Esattamente, ci sono molti pezzi di natura diversa, in molti posti diversi. Io devo dire, incontrare dei personaggi importanti della pedologia italiana in Sardegna che mi fecero innamorare di questa parte estremamente importante, e quindi ho ritenuto proprio mi assumo la responsabilità di aver dato questo taglio a questo incontro, perché poteva essere un taglio strettamente biochimico o fisico-chimico, o avere del profondo piuttosto che superficiale, tutto il resto. Ma io ritengo come il tuo ultimo intervento sia assolutamente, segni un attimo quello che vuole essere lo spirito dell'incontro anche per il futuro. Per il futuro ISPRA si proporrà di mantenere il tavolo di confronto scientifico. Abbiamo promesso, nei prossimi giorni sarà ad esempio un incontro di due giorni all'interno del sistema agenziale per quanto riguarda i siti inquinati, non i siti contaminati, quindi la varietà. Io ritengo che a tempi brevi questa esperienza, che era molto orientata evidentemente ad una fase anche socio-economica difficile, deve trovare una tranquillità in una due giorni, no, nella quale ci confrontiamo, come abbiamo visto oggi, ampliando ulteriormente il contatto con i colleghi stranieri che hanno dato un contributo notevole, perché ci hanno riempito di speranza alcune per alcune cose, perché alcune verifiche noi sino ad oggi no, le abbiamo viste soltanto parzialmente sulle pubblicazioni, ma avere un contatto anche sulla sensibilità delle cose come vengono fatte penso sia un elemento importante. Tirato un po' di conclusioni prima di darti la parola, anche per darti importanza. Quindi, ti ringrazio moltissimo. Tanto faccio partire il cronometro in maniera che mi... No, grazie moltissimo, è una giornata bellissima, grazie al Presidente, veramente tantissimi spunti. E quindi io in questo, diciamo così, in questo pomeriggio in cui parla la comunità scientifica, ovviamente io sono pedologo, insomma, pedon solo, quindi diciamo è un po' centrato, no? Su questo vi porto quindi alcune esperienze, alcune riflessioni che partono ovviamente, non possono non partire che ovviamente dalla direttiva, no? E dal fatto, si è parlato più volte di zone vulnerabili, no? E che questa vulnerabilità dipende ovviamente da, anche oltre ai carichi, dai fattori ambientali. Ciò ovviamente di cui non vi parlerò è la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, mentre invece vorrei fare qualche riflessione su capacità di attenuazione, condizioni climatiche, idrologia, ordinamento culturale e pratiche agronomiche. E lo faccio con una prima considerazione, che queste cose le abbiamo viste oggi, Presidente, in diversi in realtà contributi che sono arrivati qua.
e molti contributi con approcci parametrici. Tu hai detto una cosa importantissima, che i modelli parametrici sono molto importanti per i policy maker, effettivamente ci danno delle direzioni. Però oggi abbiamo ascoltato dalle associazioni degli agricoltori una richiesta di aiuto molto forte, no? Cioè si parlava di cose molto specifiche, i 90 giorni per lo spandimento, i 170 kg a ettaro, la fertilizzazione intelligente, tutte cose che richiedono qualcosa di dinamico, perché il nitrato di cui parliamo oggi, parliamo di un qualcosa di dinamico, per cui perfino una pioggia e quanto ne arriva un giorno o la temperatura ti fa variare, come ci potrebbe dire Anna Benedetti, i tassi di mineralizzazione. Quindi se noi dobbiamo dare una risposta a quando devi spandere i liquami, oppure se vuoi gestire questo problema, hai bisogno di cogliere non solo la complessità ma anche la dinamicità. E quindi cosa succede? Che io vi vorrei portare in questa direzione e per portarvi in questa direzione, quindi senza smantellare ovviamente i modelli parametrici, ma i modelli parametrici non ci danno un grande aiuto quando tu arrivi al dettaglio che abbiamo sentito oggi in sala. E allora inizio a smontare una cosa, cioè la granulometria, no? Su cui chiaramente anche noi molto battiamo, perché la realtà di fisica del suolo, rispetto al tema nitrati, è molto più della sua granulometria. Ci sono tantissime altre cose, ne faccio vedere solamente una, che è la microstruttura. In bianco sono i pori, questi 5-6 cm. Immaginate che cosa può avvenire all'acqua che passa attraverso questo sistema di pori, ma con la stessa granulometria potresti avere quest'altra organizzazione di pori, che è tutta suborizzontale, è cambiato tutto, o ancora quest'altra con una struttura massiva. Quindi voglio smontare questo come solo come un esempio, due casi pratici dalla piana di Sarno, due suoli, dal punto di vista pedologico diversi, con la stessa granulometria, uno è un andosuolo e un incipitisuolo. Quando è a fare, come ha fatto Angelo Basile qui in sala, le proprietà idrologiche di questi suoli, già vedi che il suolo, l'andosuolo, praticamente ha già caratteristiche diverse. Se poi utilizzi questi parametri, scusate io vado veloce, con dei modelli di simulazione calibrati e validati, vi voglio far vedere questo dominio di simulazione da maggio a novembre. Qua praticamente vediamo il soluto che esce alla base del suolo. Vedete che il suolo blu, cioè l'andosuolo, produce pochissimo soluto alla base del profilo, mentre il suolo rosso con la stessa granulometria si fa attraversare in maniera potente dallo soluto. Chiaramente le condizioni meteo sono le stesse, gli ordinamenti culturali sono gli stessi. Quindi stiamo parlando, o ci pieghiamo alla complessità del reale e ci inventiamo un modo, no, per dare risposte e incorporare questa complessità, o temo che perdiamo la partita. Quindi ovviamente dobbiamo tener conto di input, oggi è stato detto fertilizzazione, ovviamente l'uso del suolo, dobbiamo avere la consapevolezza che il suolo è il tramite in qualche modo e le proprietà del suolo possono variare con la profondità e quindi perché cambiano i fenomeni convettivi, dispersivi, diffusivi e quindi ovviamente può cambiare lisciviazione, volatilizzazione, denitrificazione e assorbimento. Altro aspetto che veniva accennato è la complessità del bilancio dell'azoto, di cui devi tener conto, ed aggiungere questo, che chiaramente dei boom microbici, eccetera, pure del carbonio, c'è poi la complessità del bilancio idrico, quindi devi tenere tutto insieme. Per tenere tutto insieme nel mondo tipicamente si cerca di usare dei modelli, per fortuna è un settore, quello dei nitrati, dove c'è tantissimo lavoro nel mondo, e dove tu per forza, se vuoi provare a simulare la realtà, devi tener conto solo della coltura, di come viene gestita, delle condizioni meteo. E quindi chiaramente grazie a questo puoi fare, diciamo, calibri questi modelli, li validi, e puoi fare delle stime di biomassa prodotta, drenaggio, lisciviati, eccetera, analisi di sensibilità, e alla fine otterrai un modello funzionante. Una volta che ho questo si apre un mondo, le mappe di vulnerabilità hanno un sapore diverso, l'analisi di scenario, ottimizzazione dei consumi e quant'altro. Allora, qualche esperienza da alcune regioni dove diversi gruppi di ricerca in Italia hanno lavorato, qua porto qualche esempio di siti dove sono stati fatti dei monitoraggi in diverse di queste regioni.
Questo vabbè per dire cosa c'è dietro, no? Qua si vede, andiamo direttamente sui nitrati, chiaramente sono sempre modelli e poi ci sono dei dati misurati che servono ovviamente a calibrare i modelli, in questo caso sono i chilogrammi di azoto su due suoli a diverse profondità, nella piana del Sele e la piana del Sarno, ma questo è giusto per dire per chi ha meno esperienza. Allora, per farvi vedere nei minuti che rimangono che cosa può significare tutto questo, facciamo un esempio a scala puntuale. Se io prendo un suolo vulcanico nella Cerrana, una certa coltura, posso avere una certa gestione. Ad esempio, immaginiamo che il modello è calibrato e mi dice che, come in questo caso, con una certa acqua, una certa fertilizzazione o certe percolazioni, una certa lisciviazione, una produzione di biomassa, potrei decidere, una volta che ho il modello funzionante, di valutare che cosa succede se io incremento del 100% l'azoto come fertilizzazione. Potrei immaginare di avere grandissimi incrementi di biomassa e invece diciamo, possiamo scoprire che a fronte del 150% di più lisciviazione di azoto, io ho solamente l'1% in più di incremento di biomassa. Chiaramente questo può essere applicato a scala aziendale, questo è un esempio delle aziende in prossa della regione Campania, dove puoi costruire dei scenari di probabilità, Presidente, ovviamente non di certezze, probabilità di sforare quei 50 ppm alla base del profilo, diciamo di produrre i nitrati che vanno in falda, questi con esempi di diversi turni di irrigazione, o a scala di paesaggio, dove in questo caso in Campania, prendendo dei suoli di riferimento delle principali unità cartografiche, tramite 30 anni di simulazione e quant'altro, per costruire, valutare che ognuno di questi suoli, si torna al sito specifico, per le proprietà chimiche, fisiche, biologiche, pedologiche, diciamo, dei siti, che chiaramente sono suoli molto più protettivi, altri molto meno. Questo è un indice che tiene conto del deflusso idrico alla base del profilo rispetto ai flussi in ingresso ed è un dato fortemente stabile. Ma ovviamente questo dato può essere disarticolato in lisciviato, asporto colturale, eccetera, ma ciò che mi preme dire è ovviamente la gestione. Voi vedete in 30 anni di simulazione come sono diversi questi siti in relazione alla gestione, cioè la gestione pesa piombo, è stato detto. E la potenza dei modelli è questo, che se sono funzionanti ti consentono di inserire il suolo, inserire la gestione, fertilizzazione e quant'altro. E qua si vede, ad esempio, la probabilità in qualche modo di superare il limite dei 50 mg/l di nitrati in base alla gestione. E in questo caso, chiaramente, la gestione pomodoro cavolfiore, quindi c'è chiaramente un discorso stagionale molto forte, è la peggiore dal punto di vista della lisciviazione del nitrato, e questo chiaramente si può tradurre in delle mappe. Ma voglio usare gli ultimi 2 minuti per dire che il mondo della ricerca, insomma, sta cercando di fare qualcosa di più, di percorrere quell'ultimo chilometro che ci separa dallo sviluppo di questi sistemi verso un uso che è più diffuso da parte di amministrazioni, ma anche di singoli, quindi verso sistemi di supporto alle decisioni. Voi vedete in questo caso, questo è un progetto LIFE che è appena finito, che in pratica con input clima, suolo, pianta esiste una piattaforma dove ci sono diversi modelli e si possono ottenere ad esempio praticamente delle informazioni fondamentali, cioè l'utente da un sito qualunque, da un computer qualunque purché abbia internet è in grado di fare domande, ad esempio interagisce col sistema, può inserire i dati input, selezionare un'area, mettere avvicendamenti culturali, operazioni culturali, irrigazione e quant'altro e sapere cosa succede. Ieri sera, questa è diciamo, l'interfaccia del sito, abbiamo provato a immaginare di essere un agricoltore, questo agricoltore si chiama De Bernardinis, che ha mais l'oietto, ha un certo dominio di simulazione, questi sono tutti input, c'è il mais, il tipo di concimazione e quant'altro. E diciamo ovviamente quindi è il cosiddetto what if modeling, una modellazione in tempo reale che utilizza le banche dati statiche e quelle dinamiche, quanto ha piovuto da 3 anni fino al giorno precedente, lo fa on the fly. Simile, Università di Milano, Valore, che è un sistema esperto sviluppato dal gruppo di ricerche Marco Acutis con la Regione Lombardia. Dove guardate che cosa c'è di bello a scala aziendale, tu puoi, è pensato molto per le aziende, gli allevamenti, acquisti, cessioni, trattamenti, stoccaggi, cioè c'è tutto un dettaglio della gestione ovviamente di aziende zootecniche che possono alla fine di questo percorso in qualche modo avere un aiuto dal sistema nella gestione del sistema, questo anche a scala territoriale. Qualche conclusione. La prima cosa è
l'interazione tra domini, e qua vorrei evidenziare tra pedologia, idrologia, agronomia e modellistica, io penso che questo sia un aspetto assolutamente fondamentale. Lo strumento modellistico è capace di far interagire dinamicamente tutta una serie di ovviamente fattori, fare previsioni di produzione, di lisciviazione, insomma avete visto che siamo in grado questi sistemi di portarli oggi. Sono chiaramente esperienze prototipali, però importanti di portarli insomma, direttamente agli end user. Possiamo ovviamente fare simulazioni di scenari di gestione. Si aprono, noi pensiamo, enormi potenzialità anche in questo discorso di rivisitare le aree vulnerabili con l'aiuto di questi strumenti. Di cosa abbiamo bisogno? È stato già detto, direi, di ovviamente la rete meteo, quindi non aggiungo niente, però vorrei dire che abbiamo bisogno di qualcosa di più, sia di migliorare l'informazione spazializzata dei suoli, l'ha detto Sisti prima, perché ne abbiamo pochissima, ma anche di chiedere ai stessi pedologi di fare qualcosa di più sulle proprietà idrologiche del suolo, se no questi modelli non riescono a funzionare. E non ultimo, scusate, di essere ascoltati, che questo non è facile, proprio per questo ci tengo a ringraziare il Presidente di averci dato questa opportunità. Grazie. Grazie.